puntata di Diretta Rock. Buonasera Valdichiana e benvenuti a quello che è appunto la quarta puntata di Diretta Rock, qua in diretta dall'ex Fierale di Acquaviva di Montepulciano per il Live Rock Festival. Anche questa sera una grande serata, ospiti internazionali si alterneranno sul palco e nel frattempo noi oltre che mangiare, assaporare le birre che ci sono qua, che potete trovare tutte le sere qua ai giardini ex Fierale, vi continuiamo a raccontare il festival. Ieri sera abbiamo parlato dell'impegno ambientalista che tutti gli anni sposa il Live Rock. Questa sera invece parliamo dell'impegno sociale e ci sono venuti a trovarci la presidente dell'associazione Incontriamoci, Marta Cappelli, e un collaboratore, ovvero Riccardo Santonocito, di Migrantes, associazione che si occupa appunto di Migrantes, che arriva direttamente da Siena. Allora Marta, l'associazione Incontriamoci è nata da pochissimo, possiamo dire meno di un anno. Di cosa si occupa, quali comuni si comprende e perché è nata? Certo. Allora, Incontriamoci sì, è nata da all'incirca un anno e lavora nei comuni di Sarteano, Chiusi, Chianciano, ci stiamo affacciando anche su Montepulciano e l'idea da cui è nata è stata di cercare di supportare i richiedenti asilo presenti sul nostro territorio. E Incontriamoci appunto è formata da volontari sensibili a questa tematica e per adesso appunto abbiamo sviluppato diversi progetti sul territorio, cercando di creare proprio un ponte, quindi dei punti di incontro con la comunità locale su vari fronti, sul fronte dell'integrazione, quindi culturali, con la promozione di progetti anche educativi, con quindi contatti con le scuole, e cerchiamo di far incontrare i giovani perché crediamo appunto che l'educazione sia poi il ponte per il futuro e l'intercultura sia poi il nostro futuro, e quindi partiamo dal basso. E lavoriamo anche sul settore della professionalizzazione, naturalmente con azioni di volontariato, e ecco, questo è un po' il quadro generale esatto delle nostre attività. Poi le andiamo a conoscere un po' più sullo specifico. Riccardo, voi siete un'associazione attiva già da 3-4 anni che allo stesso tempo vi occupate di accoglienza e di integrazione. Sì, esatto, noi ci occupiamo più che altro di accoglienza e del supporto dei ragazzi che si trovano nei nostri centri, ma anche di ragazzi come ad esempio studenti universitari che vengono da paesi africani che si trovano in difficoltà economica e vengono supportati. E poi si cerca di lavorare molto sul piano dell'integrazione scolastica e facciamo dei corsi di formazione per i ragazzi all'interno del centro. Nelle scuole proviamo a inserirli anche in istituti tecnici come il Marconi o il Caselli a Siena, e abbiamo fatto una cooperativa agricola per cercare di promuovere il lavoro per i ragazzi in modo tale che durante la permanenza nel centro possono mettere qualcosa da parte, e piano piano li avviamo a avere poi un giorno tipo un appartamento in affitto e autogestirsi. Questo sarebbe un po' il completamento. E poi da poco abbiamo iniziato un progetto, si chiama Restart, che vuole formare un gruppetto di 5-6 ragazzi affinché sappiano restaurare mobili e cose di artigianato. C'è un volontario del settore che si occupa di questo e che dà lezioni ai ragazzi. Questo un po' a grandi linee. Ecco, quindi i richiedenti asilo vengono impiegati proprio come risorsa del territorio. Marta, andando sullo specifico, noi con la Valdichiana abbiamo raccontato un po' i vostri progetti, vi abbiamo seguito in quello che avete fatto durante l'estate. Andiamo però a parlare più nel particolare dove sono stati impegnati questi ragazzi, le attività che fate nell'associazione. Sì, allora, uno
dei progetti appunto che riguarda per esempio l'educazione, è stato il progetto scuola, abbiamo lavorato all'interno dell'istituto comprensivo di Cetona e in collaborazione naturalmente con le strutture, gli enti gestori, quindi la Misericordia di Chiusi e tutti i privati che appunto accolgono i richiedenti asilo, abbiamo sviluppato questo progetto in cui i ragazzi che parlavano inglese o francese venivano inseriti all'interno della didattica, quindi abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte del corpo docente, naturalmente da parte della direzione, delle famiglie, e grandissima disponibilità da parte dei ragazzi, e appunto potevano parlare in lingua inglese e lingua francese, permettevano così anche agli studenti italiani di esercitarsi immediatamente con le lingue straniere. E abbiamo cercato anche di spostare un po', diciamo, l'attenzione dal viaggio, da proprio questa dimensione, no, del migrante e del richiedente asilo, ma abbiamo cercato di valorizzare le risorse culturali che derivano dal loro paese, quindi parlare con gli studenti italiani della geografia della Nigeria piuttosto che del Senegal come delle risorse culturali. Ecco, quindi abbiamo cercato di sottolineare quanta ricchezza queste persone si portano dentro a livello culturale. A livello invece sulla professionalizzazione abbiamo portato avanti un percorso molto simile a quello dei ragazzi appunto di Siena, e quindi abbiamo organizzato un progetto di formazione agricola, di agricoltura biologica, alla quale hanno partecipato 12 richiedenti asilo, ed è stato estremamente interessante. Poi alcuni di questi ragazzi sono stati inseriti in alcune aziende a fare dei tirocini, quindi giovani formati e potrebbero essere giovani lavoratori anche. E poi quest'estate appunto abbiamo lavorato più sull'aspetto culturale, legandoci appunto a dei festival della zona, e è emerso ed è nato dal nulla questo gruppo che si chiama appunto Spiriti d'Africa, Tamburi dei Migranti, che è composto da 20, all'incirca 25 ragazzi e ragazze che vengono da Mali, Costa d'Avorio, Senegal, Nigeria, e che tutti insieme hanno creato questo spettacolo di percussioni, musica e danza, che adesso stiamo cercando di portare in giro in maniera tale che loro siano vissuti anche come portatori di festa, portatori di appunto cultura musicale, e questo un po', ecco, nello specifico. Cosa che ha fatto tra l'altro un gruppo che stasera è qua ad Acquaviva, gli Stregoni, di quali poi parleremo meglio con Tommaso, so che è nel backstage a cercare di farli intervenire qua nel nostro angolo interviste. Riccardo, a tenere le fila della vostra associazione è Don Doriano, quanti ragazzi state gestendo in questo momento? Allora, attualmente in accoglienza ci sono circa 153 ragazzi più o meno, e sono divisi tra alcuni centri, diciamo ci sono due centri più grossi che ne accolgono 40, uno è un hotel, un ex hotel, e uno invece è un ex agriturismo. Nell'agriturismo i ragazzi vivono in appartamenti, quindi si cerca di insegnare soprattutto lì poi il passaggio per andare poi a vivere da soli. E poi ci sono appartamenti presi in affitto dall'associazione nella zona tra Siena e Colle Valdelsa. Più a Siena c'è un altro piccolo centro per 20 persone che lavorano autonomamente, tipo in ristoranti, pizzerie, e quindi hanno bisogno di, tornando tardi, hanno bisogno di un alloggio dentro la città. L'associazione nasce nel 2014, a fondarla appunto è stato Don Doriano con un suo amico, collega che si chiama Nicola, e un po' questo, ecco. E quindi tante attività proprio per cercare di far vivere questo territorio a 360 gradi a questi ragazzi, che allo stesso tempo danno comunque tanto al territorio. Allora, grazie Marta, grazie Riccardo per essere venuti qua nel nostro angolo interviste, e rimanete lì perché tra poco torniamo con altri personaggi della serata. Ciao, a dopo! Ma
Diretta Rock, sempre dai giardini ex Fierale di Acquaviva, sempre al Live Rock Festival. Blocco dedicato agli artisti, ma stasera diciamo il blocco dedicato agli artisti è legato anche alle tematiche sociali e alle tematiche legate a tutte le funzionalità collaterali al festival, perché ho qui con me Johnny Mox, Gianluca e Marco, also known as Above the Tree, due artisti, due musicisti italiani che però da un paio d'anni girano i centri accoglienza d'Italia e d'Europa, anche si confrontano con la complessa questione dell'immigrazione e dei migranti in Italia e in Europa, e passo la parola a loro subito perché così magari ci spiegano in maniera diretta come stanno lavorando, come funziona il progetto Stregoni, che si esibirà per primo questo sabato di Live Rock Festival. Stregoni è nato come un progetto dedicato ad un solo tema, che è quello delle migrazioni. Non ci occupiamo di quello che succede in mare o di quello che succede ai confini, ci occupiamo di quello che sta accadendo nelle nostre città, appunto non solo in Italia ma anche in Europa. E lo facciamo, l'abbiamo fatto andando prima nei centri migranti e poi abbiamo cercato di portare questa cosa fuori per dare la possibilità poi a questi ragazzi di avere di prendere confidenza anche con quello che è il mondo esterno, no? Ovviamente non abbiamo una formazione stabile, di stabili ci siamo io e Marco e basta. E in ogni città in cui andiamo suoniamo con i richiedenti asilo che abitano, che vivono in quella città, e quindi cerchiamo di tutto il progetto è dedicato al tentativo di creare un contatto con queste persone, capire cosa vivono, che esperienze stanno facendo in questo momento, non quelle che hanno fatto, che sono forse più raccontate, mentre appunto la realtà dei centri migranti e dell'accoglienza in Italia è uno degli argomenti che ci interessa di più. Nell'ultimo anno e mezzo, cioè da quando è partito il progetto, abbiamo suonato con più di 2000 persone diverse. Questo numero rende un po' l'idea di quanto sia grande la nostra band. 2000 persone diverse in tutta Italia, provenienti da Asia, Africa, ovunque praticamente. Utilizziamo diciamo come miccia per far partire i nostri live, che sono proprio dei laboratori aperti che si svolgono sul palco. Utilizziamo uno strumento che è l'oggetto narrativo più importante di tutta questa storia delle migrazioni, che è il telefono cellulare. Attraverso i cellulari, al contrario di quello che dicono diciamo gli speculatori, attraverso i cellulari si ha una grande opportunità per arrivare in Europa. Ci sono molti strumenti, il GPS, in Africa effettuano anche le transazioni monetarie attraverso le ricariche telefoniche, poi ci sono video, fotografie su questi telefoni che raccontano il viaggio che hanno dovuto affrontare queste persone, e c'è anche tanta musica. Noi partiamo da quella musica, dagli MP3 che stanno sui telefoni dei ragazzi, li mettiamo nella loop station, facciamo un loop e da lì cerchiamo di costruire qualcosa che a quel punto non è più la canzone di partenza e non è più quello che avevamo in testa io e Marco, ma diventa qualcosa che si avvicina al suono dell'Europa di oggi. Cioè cerchiamo di far entrare tutti dentro questo esperimento di stregoneria, diciamo. E che cosa si trova negli smartphone, nei telefoni cellulari dei migranti? Che cosa ascoltano i richiedenti asilo? Ma in linea di massima puoi trovare di tutto, dalla musica tradizionale del proprio paese all'hip hop americano, tutto tondo. Quindi molto vario, molto vario. Un sacco di voci con vocoder, questo è una costante, diciamo, però per il resto è vario, anche canzoni italiane inaspettatamente, un po' di tutto. Chiaramente sono la cosa che caratterizza tutta l'umanità è che siamo ognuno diverso, ognuno ha la sua cultura, il suo background, quindi questo. C'è di tutto, chiaramente. Al primo ascolto anche cose per noi al nostro orecchio diverse da quelle che poi siamo abituati ad ascoltare. E parlando invece del nome del progetto, Stregoni, ha un qualche tipo di
di legame con l'aspetto dell'alchimia che può emergere da un lavoro di questo tipo, o c'è qualcosa di più? Come è venuto fuori questo lemma? Guarda, la storia è molto semplice e più andiamo avanti più questo nome calza sempre di più a pennello. Oramai più di quasi 2 anni fa, o anche di più probabilmente, ero stato invitato con la mia band ai tempi, Johnny Mox and the Monsters of the Universe, ai tempi si chiamavano così, quella formazione lì, a suonare in un centro migranti di Trento, la mia città, e l'intenzione era quella di cercare di coinvolgere queste persone e farle divertire. E quindi all'ultimo ho chiesto di farmi dare una sedia dal pubblico, ho iniziato a percuotere, a fare dei suoni, poi a lupparli, ottenendo un effetto molto scenico. E quindi i ragazzi si sono incuriositi moltissimo e la cosa ha funzionato, hanno partecipato. Alla fine del concerto sono arrivati 2 ragazzi a dirci: ma voi siete degli stregoni, fate le magie. E alla fine questo nome è rimasto, e cercavamo qualcosa che non avesse una connotazione politica, nel senso, niente di male nella politica, chiaramente nella musica si è fatta nell'atteggiamento e non nel messaggio, chiaramente. Volevamo qualcosa che fosse molto lontano da così una specie di accondiscendenza, un po' di buonismo, no? Verso, non volevamo essere gli amici dei migranti, volevamo capire chi sono i migranti, quindi volevamo un logo duro, un nome duro, una bandiera. E quindi alla fine abbiamo tenuto stregoni, e di fatto questa magia succede davvero sul palco, insomma, lo vedrete poi tra poco. E proprio parlando di politica nel senso più alto del termine, perché comunque è un progetto che manda un messaggio abbastanza forte, abbastanza chiaro, del quale purtroppo c'è bisogno. Sarebbe una cosa normale quella di interagire con persone che chiedono asilo in un paese occidentale, in un paese dell'Unione Europea. Invece c'è sempre bisogno di ribadirlo. Siccome la vostra è anche una voce interessante da sentire, perché non credo che nessun politico abbia mai avuto, nessun politico che parla di migranti, specie nessun politico che parla di migranti con toni anche abbastanza violenti, abbia la vostra stessa autorità, abbia mai, non si sia mai confrontato con quella che è la realtà dei fatti e abbia mai interagito con loro con una continuità come quella che avete portato avanti voi. Qual è secondo voi la situazione? Come vedete la situazione dell'accoglienza, il sistema dell'accoglienza in Italia e anche quello che percepite quando la portate in giro questo progetto? Tipo stasera, che tipo di reazione vi aspettate e che tipo di reazione c'è di solito nei live? Sono 2 domande poi. Sì, allora, quello, partiamo dall'ultima che hai fatto, quella cosa ci aspettiamo dai ragazzi qua. Noi ci aspettiamo quello che capita di solito, di avere un'interazione con loro, di stringere un rapporto che magari dura anche solamente l'ora del concerto, però in quell'ora lì ci capiamo, cioè arriviamo al punto di capirci, di avere degli argomenti comuni, che non è semplice, soprattutto come dicevi te prima. È una cosa che la puoi capire solo se la sperimenti, cioè è il bello che spesso si crea, la cosa bella che si crea spesso è che poi questi ragazzi che sono stati con noi sul palco poi acquisiscono una piccola identità nella città, cioè le persone che li vedono dopo comunque li vedono con un altro occhio, e questa cosa qui un po' ci dà parecchio a noi, solo questa. Poi l'altra domanda. Beh, di fatto partirei dalla fine di quello che succede ai nostri concerti. Chiediamo sempre ai ragazzi di presentarsi, di dire il nome, da dove vengono, eccetera. E la cosa incredibile è che il 90% delle persone con cui abbiamo suonato poi finisce con dire grazie Italia, voi non avete idea di quello che state facendo per noi, eccetera, eccetera. Cioè c'è una percezione completamente diversa dello sforzo che c'è nell'accoglienza, perché queste persone arrivano dalla Libia molto spesso. 2 giorni fa a Mantova abbiamo suonato con 2 ragazzi che venivano da 2 città diverse, che si sono rincontrati sul palco con Stregoni e si erano conosciuti in Libia. Uno di loro poi è scappato, insomma sono storie chiaramente che si intrecciano, è una cosa fantastica.
c'è una riconoscenza grandissima, ma a fronte di un progetto legato, dedicato all'accoglienza, completamente fallimentare, 2 anni per ottenere semplicemente il visto della commissione, cioè per comparire davanti alla commissione. Il messaggio che stiamo dando a queste persone è sbagliato, perché il messaggio è: arrangiatevi, cercate una via d'uscita vostra, e chiaramente questo creerà ulteriore problema. Abbiamo sempre cercato di occuparci, come dicevo prima, di quello che succede nelle città qua da noi, e di portare anche nei club e nei festival queste persone, dicendo: guardate, non sono delle bestie come viene detto. Però nel corso dell'ultima estate la situazione è precipitata, chiaramente gli accordi che sono stati fatti con la Libia, criminali, hanno fatto precipitare la cosa. Siamo molto arrabbiati perché la situazione adesso è davvero in un vicolo cieco, e questa cosa di trattare queste persone come dei non umani, perché di fatto di questo si lamentano poi i ragazzi, perché la cultura africana, ma anche asiatica, insomma, l'essere umano ha molta importanza. Chiudere le porte così è una cosa che alla lunga farà del male anche a noi stessi, noi europei, noi italiani, cioè chiudendo le porte e chiudendo anche l'ultimo buco, alla fine la diga straripperà e ci travolgerà tutti. Cioè proprio una specie di condizione minima di umanità che dobbiamo tenere alta, perché altrimenti i prossimi dopo i migranti saranno i disoccupati, i poveri italiani e via dicendo. E insomma, non fatemi dire fascismo e quant'altro, perché pensavo che fosse una cosa di cui non c'era bisogno di dichiararsi, no, antifascista eccetera, però è stata un'estate veramente molto dura. E Live Rock Festival serve anche e soprattutto a questo. Io vi ringrazio per quello che fate, innanzitutto per il modo in cui lo fate. Ci aspettiamo di vedere una grande carica alle 21.45 sul palco dell'ex Firale Acquaviva Live Rock Festival. Stregoni, seguiranno le Nova Twins e chiuderà questo sabato notte il set dei Pendulum, grandi stelle della drum and bass internazionale. Grazie mille a voi che seguite Diretta Rock, ci vediamo qui più tardi, dovete venire. Eccoci, siamo tornati un'altra volta con Diretta Rock all'interno dei giardini ex Firale per la penultima giornata di Live Rock Festival. Anche stasera siamo all'interno della cucina, quindi ci siamo spostati dal nostro studio e siamo all'interno di un altro settore importantissimo della cucina, che è quello della pizzeria. E come in ogni settore siamo andati a cercare quelli che sono i responsabili, ovvero Emanuele e Daniele. Allora, prima di cominciare io vorrei sapere da quanti anni è che fate parte del collettivo Piranha, quanti Live Rock Festival avete visto? Io ne ho fatti 18 Live Rock Festival. Io, essendo molto più giovane di Daniele, 2. No, i vostri? Ma circa 15 anni anche io. Alza un po' la voce. 15 anni. Ah, perfetto, 15 anni. Quali sono i ricordi, magari i aneddoti un pochino più divertenti che vi ricordate dei Live Rock Festival che avete vissuto? Ci sono vari aneddoti, dalle pizze venute male agli scherzi con la farina, con l'acqua, tutte queste cose qui, il sapone, tutte queste cose qui. Emanuele. Ma il vero divertimento infatti è qui dietro, perché tutto quello che non si vede qua dietro è un macello continuo, uno scherzo continuo. Poi siamo da una vita che siamo qui tutti ragazzi giovani, quindi è un divertimento sempre. Non c'era niente. Avete avuto altri ruoli importanti prima di essere all'interno della pizzeria? Avete ruotato in tutti gli ambiti della cucina, ma anche in tutti gli altri ambiti che riguardano il Live Rock Festival, che è una manifestazione molto grande, che ha bisogno di tanti componenti, insomma. No, io no.
Sempre pizzeria. Manuele invece? Ci ha incastrato in pizzeria Daniele, perché prima era un biglietteria, quindi mi ha portato da giovane qui dicendo che non si faceva niente e io ho accettato e poi invece alla fine sono incastrato e quindi niente. Qual è la difficoltà maggiore che dovete affrontare all'interno della pizzeria? Magari la pressione, qual è la cosa che magari vi mette più ansia prima di iniziare una serata in pizzeria? Prima di tutto il caldo, il fuoco, poi quando comincia a essere l'ora di punta e che ci sono una marea di biglietti con una marea di pizze ordinate e non arrivi a farle tutte, ti prende un po' l'agitazione. Non è un ristorante, cerchiamo di fare il possibile, piano piano le facciamo tutte. No, la cosa più difficile, come ha detto Daniele, è che durante gli altri giorni facciamo tutt'altro, quindi rimane una cosa abbastanza impegnativa, cerchiamo di farla al meglio, però non è il nostro lavoro di routine durante l'anno, ecco il tutto. Cosa augurate a questi ultimi giorni di Live Rock Festival 2017? Speriamo che non piova. Speriamo che, perché domani ha messo pioggia. L'unica speranza è quella, l'unica speranza è che non piova e che continui come queste serie precedenti. Quindi Daniele ed Emanuele, corrispondenti responsabili della pizzeria, hanno augurato a Live Rock Festival per questa ultima serata che non piova. Ma adesso, domani, quindi io vi ringrazio tanto, voi potete tornare al lavoro. Grazie. Adesso noi invece ci spostiamo da quelli che sono i responsabili del pub. Responsabili del pub, potete venire con me? Sì, si pulisce. Eccolo. Ciao, scusi, ma lei come si chiama? No, perché no, non mi ricordo tanto. Daniele Bartolini. Ah, Daniele Bartolini, piacere, mi chiamo Marta. Marta, piacere. Piacere. Ascolti, lei è il responsabile del pub. Del piccolo pub. Del piccolo pub. Da quanti anni è il responsabile del piccolo pub? Pub birreria. Pub birreria, scusi, ma cambiamoci di posto, diciamo, perché prima ero qui. Faccio lavoro con il discorso collettivo già da diversi anni, forse dagli anni 2000, quindi sono, non voglio dire uno dei veterani, però è già un po' di tempo che c'è. Uno dei quasi maggiorenni. Poi giustamente la new entry di quest'anno è stata la conduzione familiare, che è stata tra me e la mia fidanzata che ora sta arrivando. E dove giustamente ci hanno messo in questa piccola zona, dove però sembra piccola, però il lavoro è sempre parecchio, perché comunque vada le birre, tutto quello che è la distribuzione per pub viene da qui. E vi faccio conoscere anche lei? Sì, prima ti volevo chiedere qual è la difficoltà. Vieni. Questa è la sorpresa di quest'anno della piccola birreria. Fra l'altro siamo in quattro, non so se si vede, ma mettiti di profilo. C'è il più piccolo del collettivo Pirani, proprio qua dentro, tra poco devo uscire. Qual è la difficoltà maggiore che dovete affrontare per gestire il pub birreria? Diciamo, non viene all'inizio, ma viene nella tarda serata, dove comunque vale le distribuzioni sia del pub che della birreria si incrociano e quindi giustamente un po' il lavoro si accatasta, nel senso aumenta tutto quanto, però è cercare di capire la persona che si presenta per far capire dove è la zona migliore per prendere quello che è necessario per la serata. Quella lì è la cosa un po' maggiore, però se no il nostro è tutto un divertimento, è un lavoro a catena che ormai alla fine non pesa più, almeno per me. Daniele, il ruolo che in questi anni, perché sei quasi un maggiorenne del collettivo Piragna, ti è piaciuto di più all'interno di questo festival? Il ruolo di più a me a cuore, insomma, è sempre stato il birraio proprio, e quindi veramente quello che è il cuore di tutta la festa. Poi giustamente ho provato nuove esperienze come la cucina, come la cottura di stinche, come altri settori, però giustamente forse quella magia che ci può essere facendo una birra, un boccale, tutte quelle cose lì, è un'attrazione che ti rimane dentro, insomma. Soprattutto per chi piace la birra, insomma. Laura, invece com'è portare in grembo un bambino all'interno dell'Live Rock Festival 2017? Insomma, non tanto una passeggiata, eh? Ma diciamo, quest'anno, l'anno scorso, per me è il secondo anno dentro al collettivo. L'anno scorso era dare una mano in cucina, quest'anno per ovvi motivi anche di ingombro personale sono ferma, e quando diciamo do una mano a lui nella birreria piccola, quando c'è bisogno. E difficoltà no, diciamo che mi sto trovando bene, è bravo anche lui che non mi dà problemi e niente, diciamo che l'anno prossimo per il Live Rock Festival 2018 ci sarà uno in più.
Allora, ho chiesto a tutti questa cosa qui: qual è l'augurio migliore che potete fare per questa fine, perché ormai abbiamo quasi finito, del Live Rock Festival 2017? L'augurio migliore credo che insomma sia veramente venire via da questa festa con un bel pensiero e che ti rimanga veramente una festa dove non c'è nessuno di quelle piccole problematiche di tutti i giorni che si vedono al telegiornale di tutti quei contesti lì. Quindi un ambiente, vogliamo dare una serenità a tutte le persone che sanno, che vogliono partecipare con noi al Live Rock Festival e che magari vorrebbero diventare anche parte del nostro collettivo. Ma a te la birra, l'hai bevuta? Io la birra l'ho bevuta, ma c'è la Yanna che guarda la diretta, quindi non lo posso dire. Laura, invece tu qual è l'augurio che fai al nostro Live Rock Festival? Spero che le persone che vengono qua si divertano e si divertano come ci divertiamo noi dietro alle quinte, perché alla fine è vero, c'è il lavoro, c'è la fatica, però si sta bene in collettivo, perché di collettivo si tratta. Io che sono nuova, lo posso dire per prima, ho trovato un ambiente molto familiare e sono contenta di esserci entrata a far parte. Ecco, quindi Laura è un esempio che tutti possono far parte del collettivo Piragna. Veronica. Veronica. Perché l'ho chiamato Laura? Non lo so. Laura, l'ho chiamata fino alla Laura e si chiama Veronica, va bene, perfetto. Lapsus. Va bene, allora, dalla cucina del Live Rock Festival io direi che può essere tutto con anche la mia gaffa, però ci sta, non l'ho mai fatta durante questa serata. Come si chiamerà? Ah, non possiamo dirlo, è vero. È sorpresa. Vabbè, e niente, quindi ci vediamo con le prossime dirette sempre da Giardini Ex Virale. Ciao a tutti. Laura.